Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera. A Lucca, infatti, restando sul filone della comunicazione sociale, si terrà il Salone del Volontariato il 12 e il 13 aprile. Con noi Luca Mattiucci, Corriere.it, buone notizie. Di che si parla quest'anno? Ciao Giovanna, quest'anno il tema è la comunicazione sociale. Il sociale fa notizia? Sì, la risposta è sì, ne è una testimonianza questo nuovo accordo che è stato siglato in questi giorni tra il TG1 di Mario Orfeo e il Corriere della Sera di Ferruccio De Bortoli, appunto sulle buone notizie, cioè sulla capacità di sapere raccontare storie, buone storie, belle storie. Ci sono oltre 3 milioni di volontari su tutto il territorio italiano che operano ogni giorno e che vanno valorizzati nelle loro attività. E quello che faremo con questa partnership, che appunto ci vedrà protagonisti a Lucca il 13, TG1 e Corriere della Sera. Buone notizie, esatto. Lo spazio del Corriere della Sera è dedicato a questo. Bene, noi ci saremo lì, e a proposito di buone notizie, domani c'è...